Bene, parliamo oggi, siamo al video numero 2 di tattica collettiva in fase di non possesso. E abbiamo nel video precedente, nel video numero 1, spiegato come difendersi, come si deve difendere, come si deve posizionare il giocatore difendente. Adesso invece andiamo a parlare di tattica collettiva. La tattica collettiva è composta da 5 principi fondamentali, che sono lo scaglionamento, l'azione ritardatrice, la concentrazione, l'equilibrio e il controllo e cautela. Andiamo a vedere adesso nello specifico proprio che cosa significano le varie definizioni. Lo scaglionamento è opportuno, diciamo, restringere lo spazio attraverso il quale e dentro il quale i giocatori delle squadre in possesso di palla possano muoversi in modo efficace. Chi non è in possesso della palla non deve solamente marcare il proprio avversario, ma deve coprire anche gli spazi dei quali è responsabile l'intera difesa. Quindi ci deve essere una copertura reciproca. Un'interpretazione molto semplicistica della difesa zona è non presentarsi mai in linea, cioè tutti i giocatori allineati in modo esattamente paralleli alla linea di fondo. Adesso andiamo a vedere nella pratica cosa significa. Andiamo a vedere questo esempio. Dunque, se il 7 in questo caso ha la palla, il 2 va in aggressione, ecco quello che si intende per non difendere tutti nella stessa linea è quella che e la disposizione della difesa in questa maniera qua. Quindi non bisogna fare in modo che i tuoi giocatori difendano in questa maniera qui, quindi su un'unica linea. Ecco, lo scaglionamento invece è appunto una dislocazione diversa. In questo caso possiamo metterla in questa maniera qui. Questo perché? Perché nel caso in cui difendessimo su una stessa linea, con un passaggio filtrante praticamente taglia completamente tutti e quattro i giocatori, quindi praticamente il numero 11 si ritroverebbe da solo in porta. Ecco perché è opportuno difendersi in maniera scaglionata. Passiamo adesso al principio numero 2, l'azione ritardatrice. È un qualsiasi movimento di chi non in possesso palla fa perdere tempo e spazio agli avversari. Quindi temporeggiare o aggredire l'avversario in possesso di palla fino ad obbligarlo ad effettuare retropassaggi, quindi passaggi indietro o passaggi laterali, che diano il tempo di prendere posizione ai nostri compagni di squadra e che non diano la possibilità all'avversario in possesso di palla di verticalizzare in maniera semplice. Andiamo a vedere nella pratica. Il 7 ha la palla, trasmette la palla al numero 9. A questo punto qui il 5 deve essere già, nel momento in cui il 9 riceve la palla, deve essere già in pressione al numero 9, in maniera tale da togliere lo spazio di giocata e obbligarlo a questo punto o a ritornare indietro la palla al numero 7 oppure a fare un passaggio all'indietro, cosa che non accadrebbe se nel caso in cui il 7 dovesse trasmettere la palla al numero 9, il 5 piano piano in ritardo esce sul numero 9. Parliamo adesso di concentrazione, che è la classica disposizione di chi affronta una situazione nella quale il possessore di palla è in posizione centrale. I difensori potranno scaglionarsi all'interno di uno spazio immaginario cosiddetto a imbuto, orientato verso l'area di rigore della difesa. Come possiamo vedere dal video, il numero 9 ha la palla, quindi praticamente questo è l'imbuto immaginario che occorre costruire, come possiamo vedere, e i giocatori si devono, diciamo, devono coprire la zona più pericolosa che è composta all'interno di questo triangolo.
come possiamo vedere dal video, allora se l'11, nel caso in cui la palla si trovasse invece in maniera decentrata, l'11 in possesso di palla, il triangolo, quindi immaginario, l'imbuto immaginario è questo segnato tratteggiato, dove nella maggior parte, in questo triangolo immaginario, in questo imbuto, si trova la maggior parte di giocatori possibili. Infatti ne abbiamo 1, 2, 3, 4 e 5, con il 4 che addirittura potrebbe anche stare in una maniera intermedia. Continuiamo con il quarto principio, che è il principio dell'equilibrio, e cioè occorre modificare in continuazione la marcatura allentandola o aggredendo l'avversario a seconda della situazione. Un equilibrio costante ci deve essere tra marcatura e copertura, cioè tenendo sempre bene in mente il principio fondamentale che più marco meno copro e più copro meno marco. Adesso andiamo in campo per vedere in pratica come sviluppare questo principio, che cosa significa. Quindi, tenendo sempre conto dell'esempio precedente, abbiamo il 7 che va in aggressione, a questo punto qui l'8 va in copertura. Allora, adesso tu mister devi decidere se tenere il numero 8 più in profondità nella copertura, allora a questo punto qui più copro meno ho la possibilità il numero 8 di uscire per andare in aggressione, oppure scegliere, decidere se eventualmente optare per una marcatura, diciamo, meno profonda. A questo punto qui, nel caso in cui l'11 dovesse trasmettere la palla al numero 7, ecco che l'8, trovandosi più vicino al numero 7 perché ha effettuato una marcatura meno profonda, ha più possibilità ed ha più, la possibilità di aggredire più velocemente il numero 7, quindi andare a contrastare e togliere tempo e spazio in maniera tale da obbligare il numero 7 a fare un passaggio o laterale o un passaggio addirittura all'indietro. Quindi sei tu mister che decidi quale soluzione scegliere per il tuo giocatore. Questo comunque è un altro principio che io insegno nelle 16 video lezioni, 17, come costruire passo passo una difesa impenetrabile alla velocità della luce. Ci sono proprio delle caratteristiche ben precise, se scegliere la diagonale più profonda o meno profonda. Andiamo a parlare adesso per ultimo del quinto principio, che è quello del controllo e della cautela, cioè significa quello di non farsi attrarre dalla palla in maniera tale da non mettere a rischio la difesa. Quante volte è successo che su un cross avversario sulla linea di fondo i difensori, invece di controllare e di guardare sia la palla che l'avversario, si fanno attrarre solamente dalla palla, lasciando libero l'attaccante di fare gol. Ecco, questa è la situazione. Andiamo a vedere nella pratica. Quindi il 7 arriva sul fondo, crossa la palla, ecco, la maggior parte delle volte i difensori guardano solamente chi sta crossando in questa maniera, dimenticandosi anche di controllare l'avversario. Questo è l'errore più grave che i difensori fanno, quindi allenare i tuoi giocatori sul controllo e sulla cautela. Quindi ti metti quando tu fai fare delle esercitazioni sul cross, i difensori li alleni in questa maniera. Bene, con questo è tutto, ci vediamo alla prossima.